momento, insomma, di amicizie che ricordava anche Damiano prima, e non mi sono mai appassionato all'appartenenza alla corrente di Tizio Di Caio. Ho sostenuto Enrico Letta quando è stato il primo giro delle primarie perché mi sembrava una candidatura convincente, poi dopo mi hanno dato del traditore lettiano perché sono andato alla Leopolda con Matteo, oggi non mi sento renziano. L'unica che può rivendicare su di me un diritto di cittadinanza vero è mia moglie. Mi ha convinto molto però, rispetto al momento che hai descritto tu, la necessità che abbiamo condiviso fino in fondo con Matteo di rompere un po' quel momento drammatico in cui l'Europa stava già capendo cosa stava succedendo. E non è che la Merkel e Sarkozy arrivano a trattare questo paese perché si mettono d'accordo che l'Italia ha preso a calci, perché non si capacitavano del fatto che con quello che stava succedendo noi eravamo lì tra Bunga Bunga, Rubi, una discussione folle, noi a chiedere insistentemente le dimissioni, questo trincerarsi lì, un giorno il processo, era una roba surreale. E l'Europa stava andando a fondo e ancora oggi siamo lì in una situazione drammatica, perché la situazione greca sta degenerando. E noi abbiamo ritenuto di, anche se ovviamente, poi nella tua domanda un po' c'è, no? Il tutto è stato letto, Renzi si candida alle primarie, sfida Bersani, ma l'idea, e abbiamo cercato di fugare questo dubbio chiudendo la famosa Leopolda con le 100 proposte, parziali, ci mancavano molte cose, ma sono state realmente le cose che sono emerse lì, in quel dibattito lì, in quella discussione lì, che metteva in fila appunto proposte molto concrete. E se, se nei lavori della Leopolda nessuno proponeva una proposta sulla scuola, non è che a tavolino in tre ce la mettavamo, mancava una proposta sulla scuola, con grande parzialità, un lavoro di profonda trasparenza. Evito la parte appunto di lettura, di posizionamento interno di Tizio Di Caio, di Seproni, devo dire, insomma, a volte il PD perde molto tempo su questo. E sto al fatto che alcune cose, noi lì proponemmo passaggio immediato al contributivo come sistema previdenziale da subito senza aspettare la famosa scadenza di chi aveva 18 anni nel 93 quando si è fatta la riforma Dini, adesso no, ricordo, 95, grazie della correzione, rispetto alla riforma Dini. Proponemmo un processo di sganasciamento, lo chiamo così, cioè di levare le ganasce da troppi sistemi di crescita, di occupazione, di fare impresa, di fare professione, che oggi sono ossidati in questo paese. In questa vicenda dei farmacisti in cui ancora la licenza si può passare di padre in figlio è una roba imbarazzante, ma non possiamo nasconderci che oggi l'approccio ai servizi sia di natura professionale. Ma basta pensare all'assicurazione, alla benzina, sono processi timidi di liberalizzazione, la possibilità di scelta che abbiamo fino in fondo di prenderci il gestore che vogliamo, una scelta di comparazione vera, e quindi un processo di liberalizzazione spinto e di accesso alle categorie più libero rispetto a quello che oggi consente la normativa. E tutte queste cose, tra l'altro, che in una discussione, devo dire, rispetto alla quale non voglio tifare per l'uno o per l'altro, ma ci fu uno scambio molto duro anche con il responsabile economico del PD, che bollò quelle come proposte novecentesche che venivano dalla Leopolda. Fatto salvo poi sostenerle tutte quando queste proposte del governo Monti sono state effettuate e proposte. Oggi siamo qui. Io, la cosa sulla quale sono a rischio di essere un po' annebbiato, è la cosa che anticipavo prima, cioè che cosa accade oggi. Perché a detta di tutti, tanto di Bersani come di Renzi, come dei grandi leader del nostro partito, nulla sarà più come prima. Cioè, Monti rompe lo schema, no? Si usa anche dire la foto di Vasto è clamorosamente superata, ricordate che ci fu quell'incontro in cui ci si promise un po' la costruzione di una nuova alleanza diversa dall'Unione, più riformista, tra Vendola, Bersani e Di Pietro. Io penso che Monti nella sostanza abbia mandato in soffitta quella stagione, ma l'ha mandata nella misura in cui gli elettori oggi rifiuterebbero con due mani il ritorno sulla scena
di quello che hanno visto prima di Monti. Non è un caso che nell'ultima rilevazione il gradimento del Presidente del Consiglio è circa il 60% e quello dei partiti è il 2%. E mi viene a dire, ma questi partiti non stanno sostenendo lealmente, cioè non hanno dato la disponibilità in Parlamento a far sì che invece che il ricorso alle urne che li poteva premiare c'è stata una situazione di responsabilità, eppure non paga. Perché non incassano questa azione di responsabilità? Che io gli riconosco che c'è. Perché non c'è contemporaneamente l'assunzione di necessario cambiamento del profilo della politica di questo Paese. È come se il Paese si stesse plasticamente esprimendo sul fatto che sì, riconosciamo che questo governo rappresenta un cambio significativo e un'esperienza che ci tira fuori dalle secche in cui la politica ci ha cacciato. Ma c'è una divaricazione netta tra partiti, Parlamento e l'azione del governo. Questo è un problema che non possiamo permetterci persista ancora a lungo, perché quelle forze politiche e il Parlamento sono coloro che dovranno predisporre la proposta politica alla fine del governo tecnico. Cioè questo è il cortocircuito. La cosa che non comprendo bene è come qualcheduno possa pensare che noi ci salviamo e che questo possa consentirci tutto sommato di ripresentarci un po' come eravamo prima, poi aggiustati, poi immagino con qualche inserimento, tutto sommato sostenendo realmente questo governo che ha un buon giudizio tra i cittadini e abbozzando la volontà di riformare, no? Si discute di legge elettorale, forse di riduzione dei parlamentari, di una legge che può sistemare il finanziamento dei partiti, più trasparenza nei bilanci. Cioè, con queste cose noi diciamo al Paese che abbiamo capito la lezione. Può essere. Io non sono il Mago Telma, perché tra l'altro sull'Isola dei Famosi in questo momento è impegnato, non sono il Mago Telma, ma non penso che possa andare così. Io penso, lo dicevo prima col segretario che mi ha menato e buttato nella neve, no, abbiamo scherzato su questo, che invece il chicco che porta frutto è quello che muore. E bisogna che questa classe politica si decida a liberare il Paese da questo supplizio rispetto al quale non se ne può più, e non è un giudizio anche qui demagogico, ma questa classe politica rispetto proprio alla provocazione che mi si lanciava prima, cioè se sono fatti individuali, se è solo questione di luci di penati, no. C'è una delegittimazione troppo grande tra la politica nazionale e questo Paese. E questi mesi vanno utilizzati non solo per costruire la proposta elettorale del 2013, ma per dare un nuovo volto, un nuovo profilo alla politica. E non ci si vuole fare i conti, non ci si vuole rassegnare a questo. Quell'idea, quella che, insomma, Veltroni ha pagato a caro prezzo l'idea della vocazione maggioritaria, ma forse voleva dire una cosa sulla quale noi dovremmo riflettere, cioè l'idea che il PD è il partito che fa un investimento profondo nel bipolarismo, nell'alternanza, e che è su di sé che attrae la polarizzazione della politica, e allora forse possiamo resistere, oppure noi siamo condannati a chiamarla in altro nome, a dire mai più l'unione in questo Paese. Io l'apprezzo, il segretario, che si sforza a dare un giudizio che io condivido su quella stagione, di incapacità di governo, quindi noi non saremo così matti di rifare l'unione. Ma se diciamo che abbiamo Vendola con noi, apriamo a Casini, ma non stiamo rifacendo da Bertinotti a Prodi quello che abbiamo fatto l'ultima volta, ma noi riusciremo ad avere quella che io oggi denuncio come una mancanza ulteriore di coraggio in un governo che io sottoscrivo, no? Liberalizzazione, mercato del lavoro, ma noi ne avremo meno di quella che oggi Monti, noi rischiamo di averne meno.